Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore, che ci ha dato la sua vita e ci rende capaci di donarla agli altri, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Ci troviamo nel comune di Colico, nella chiesa parrocchiale di Villatico, dedicata a San Bernardino, comunità nella quale il 20 agosto del 1939 è nata Suor Maria Laura. Siamo vicini al Battistero, dove il 22 agosto Suor Maria Laura ha ricevuto appunto il suo primo sacramento, il sacramento del battesimo. Suor Maria Laura aveva 61 anni quando fu uccisa, il 6 giugno del 2000 a Chiavenna, in provincia di Sondrio. Il suo vero nome era Teresina, ultima di 10 figli. La madre morì pochi giorni dopo il parto e lei venne cresciuta dalla sorella maggiore. Di se stessa diceva: «Ci sono costanti che mi hanno sempre accompagnata». Una gioia profonda, al di là delle difficoltà. La certezza di Cristo che mi ama, mi perdona, mi rinnova e non mi abbandona mai. L'amore per ogni persona come tale, in quanto incarnazione di Cristo, particolarmente i meno amati. E ancora, l'entusiasmo è costante, anche se con l'età che avanza, anche per me, non si tratta più di un entusiasmo giovanile, bensì di quella vitalità equilibrata che viene anche dall'esperienza, oltre che dalla fede in Dio, che mi rinnova ogni giorno col suo amore. Con Gesù sempre nasce e rinasce la gioia. La gioia del Vangelo riempie di gioia coloro che si incontrano con Gesù. Liberi dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. La gioia che mi ha dato, gioia che tu ti sei degnato di servirti di me per dare un aiuto ad una persona in difficoltà. Signore, abbi pietà di me. Sono un piccolo granellino di sabbia. Tutto ciò che di bello si realizza con l'azione o collaborazione è solo merito tuo. E pochi giorni prima di morire, cingendo le spalle ad una consorella con evidente gioia, esclamò: «Sono felice perché il Signore è contento di me. Sì, ho qualche cosa da migliorare, ma sono contenta lo stesso». Ave, croce gloriosa, che continui a germinare frutti di santità in coloro che, seguendo il Divino Maestro, donano la vita per amore. Gloria e onore a te. Ave, croce regale, che plasmi di Spirito Santo quanti, nel tempo della Chiesa, ascoltano la sua voce e rispondono lieti alla divina chiamata. Gloria e onore a te. Ave, croce splendente, che illumini di nuova bellezza il volto dei santi e dei martiri, seme di nuovi cristiani. Gloria e lode a te. Sii benedetto, Signore della vita, che hai colmato Suor Maria Laura della pienezza dei tuoi doni e l'hai resa ministra di pace e di perdono. Gloria e lode a te. In lei risuona la voce del Maestro, che nel sacrificio pasquale ha amato sino alla fine e l'ha resa capace di dono. Gloria e lode a te. Glorioso risorto, Signore,
rendi anche noi, come questa nostra sorella, ardenti e fedeli discepoli che seguono la via della croce, quale strada sicura del regno che viene. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. O Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio dissolvi ogni paura e rendi possibile ciò che il nostro cuore non osa sperare, concedi ad ogni uomo che si dice cristiano di rinnovarsi nel pensiero e nelle opere, con la fede di chi nel battesimo si sente risorto, per Cristo nostro Signore. Amen. Cristo Signore, vi conceda di saper testimoniare con la vostra vita l'amore che sa aiutare, servire, giungere alla croce e rinascere a vita nuova. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Rendiamo grazie a Dio.